Oggi, siccome non mancano molte lezioni alla fine del corso, comunque voglio iniziare, lasciamo perdere le dimostrazioni della formula di Taylor, poi se ci sarà tempo le faremo, ma se no posso stare pure così. Voglio invece iniziare l'ultimo argomento del corso, che sono le equazioni differenziali. Noi non faremo moltissimo, faremo soltanto qualcosa sulle equazioni differenziali, vedremo che chiameremo lineari, e qualcosina un po' più in generale. In realtà una parte poi andrebbe ripresa in analisi 3, però cominciamo, che diciamo sarà una lezione abbastanza, diciamo, questa lezione di oggi sarà abbastanza importante. Allora, che cos'è un'equazione differenziale, o almeno un'equazione differenziale ordinaria? È un'equazione di questo tipo: f di x, diciamo, chiamiamola y di x, la funzione incognita, y derivata cartesima di x uguale a 0. Allora, f grande che cos'è? F grande è una funzione definita da a a valore in R, e a, diciamo che è un aperto di, fatevi il conto, R, no, K e 2, perché qua c'è la X, qua c'è un'altra variabile, qua c'è l'indice 1, 2, arriva al secondo, fino ad arrivare al trattesimo. Ok? Poi, cosa cerchiamo? Cerchiamo una funzione che sia definita, quindi la nostra incognita è una funzione che sia, quantomeno deve essere derivabile k volte, perché altrimenti qua dentro non ce lo possiamo. Poi supponiamo anche che la derivata cappesima sia continua, vedremo che questo poi in qualche modo ci aiuterà su un certo intervallo i della lettera A. A y deve andare però da i, sia la y, diciamo y primo, diciamo y di x deve appartenere ad A. Non ci dimentichiamo che per poterlo mettere come argomento della funzione f, se la f è definita su un aperto A. Ora, assicurare questo può essere complicato, in realtà non lo è così complicato, perché diciamo, vedremo poi che questo problema A in generale ha spesso infinite soluzioni, e per avere un'unica soluzione bisogna corredarlo di certe condizioni iniziali. Le condizioni iniziali sostanzialmente dicono che per un certo x fissato questo argomento è un punto di A. Allora, se io poi mi muovo rispetto a x di poco, per continuità la funzione si muoverà di poco. Quindi se questo punto qua sta in A per un certo valore x con 0, diciamo, e qua io posso, il disegno posso fare solo in R2, però voi immaginatelo una dimensione più grande. Se per un certo punto x con 0 questo qui è un valore fissato, sta in A, allora è chiaro che se la funzione y è continua e se tutte le derivate sono continue, quindi vedete già ci aiuta subito
il fatto che anche la derivata cartesima sia continua, quando x è vicino a x con 0, i valori saranno vicini a quello di partenza e quindi staremo ancora in A. Ok? Quindi almeno, come si dirà, localmente questo problema avrà un senso. Quindi la mia idea è quella che ho una funzione f grande, la mia funzione f grande è un dato, è il dato del problema, poi gli altri dati del problema saranno i dati iniziali, cioè da dove parto, se li voglio aggiungere, e quello che io cerco è una funzione incognita. Questa funzione incognita è una funzione di una variabile e ha valore nero. Un'equazione del genere si dice equazione, naturalmente anche sulla f dobbiamo avere delle ipotesi. Quali saranno queste ipotesi? Quanto meno che la f sia di classe c0 su a. Poi vedremo che sarà un po' meglio se prendiamo c1. Quindi, allora, per non avere problemi, tutte le derivate che vengono fuori le ipotizziamo continue. Diciamo, noi non andremo oltre, diciamo, a studiare oltre questo set di ipotesi. Quindi, la y qua interviene con la derivata fino all'ordine k e allora supponiamo che sia ck. Quindi cercheremo soluzioni di quell'equazione di classe ck. Naturalmente qui la f grande non compaiono le derivate della f grande, f grande è una funzione di più variabili, però quantomeno la devo calcolare in questi valori. Siccome tutti i suoi argomenti sono funzioni continue della x, è auspicabile che almeno la f grande sia continua, così almeno quando vado a fare il prodotto di composizione ottengo una funzione continua. Ok? Quindi, e questo già mi aiuta tanto. Quindi, questo è un po' il set dove ci mettiamo. Un'equazione del genere si chiama equazione differenziale ordinaria di ordine k in forma in t. Se io prendo un intervallo i, una funzione di classe ck su i a valore, tale che questa quantità sia a valore in a, e vado a sostituire là dentro e metto la funzione dentro, ottengo una funzione continua. Ha senso vedere se questa funzione, quando x varia in i, è identicamente nulla. Ok? Qualora questo accada, diremo, vabbè, questa si chiama equazione differenziale ordinaria di ordine k in forma implicita. E la y che rende quell'equazione vera si chiamerà soluzione dell'equazione differenziale. Perché si chiama così? Equazione perché c'è un uguale. Differenziale perché la funzione incognita è coinvolta con le sue derivate. Di ordine k perché le derivate arrivano fino all'ordine k. Ordinaria perché? Perché la funzione incognita è una funzione di una variabile. In forma implicita. Ecco, questa è la parte più, diciamo, un attimo più delicata da capire di questa terminologia. Forma implicita significa questo. Allora, voi avete un'equazione, no? In questa equazione, io la posso riscrivere in questo modo. F di x u0, diciamo u1
2 un k più 1 uguale a 0. Questo ho messo diciamo a queste altre incognite, non ho, diciamo, ho messo dei nomi generici, non ho messo più, e la posso scrivere scrivendo che 1 deve essere uguale a y di x, 2 deve essere uguale a y primo di x, u k più 1 deve essere uguale a y derivata k di x. Quindi la posso scrivere in quest'altro modo qui. Se la scrivo in quest'altro modo qui, io ho disaccoppiato. Questa è una funzione e, diciamo, voglio sapere che questa funzione fa 0 quando al posto della seconda, terza, k più l'esima variabile sostituisco quello di prima. Ok? Pensate a un caso semplicissimo. Supponete di avere una funzione f di x uv uguale a 0. Un'equazione di questo tipo. Per esempio, 3x più 2 quadro più v uguale a 0. Oppure, per esempio, che ne so, sì, vabbè, cominciamo con questa, un esempio. Certe volte è possibile esplicitare una delle variabili rispetto alle altre. Quella che mi interessa in particolare è l'ultima variabile. Quindi io posso riscrivere questa stessa equazione come v uguale meno 2 un quadro, qua mettiamoci un meno così da questa parte del più 3x. Ok? Se adesso vado a fare la sostituzione che mi dà l'equazione differenziale, se la faccio in forma implicita, la mia equazione diventa f di x, y' di x uguale 0. Che sarebbe a dire meno 3x più 2y di x al quadrato più y' di x uguale a 0. E facendo, esplicitando l'ultima variabile rispetto alle altre, mi viene y' di x uguale meno 2y di x al quadrato più 3x. Ora, questa cosa che abbiamo fatto sembra abbastanza innocente, però in realtà, in generale, non è così facile farla. Non è così facile farla, adesso vedremo perché. Supponiamo, adesso questo era un esempio, facciamo un altro esempio. Supponiamo che io avessi qui una cosa del tipo, che ne so, meno x più u più v quadro per seno di x uguale a 0. Vabbè, sostituendo viene meno x più y di x più y quadro di x per seno di x uguale a 0. y' di x al quadrato, scriviamo meglio. Adesso, se voglio esplicitare la y', che devo fare? Devo fare y' di x uguale, allora devo fare x meno y di x, poi devo fare diviso seno di x, e poi devo fare la radice quadrata, e poi devo fare più o meno. Questo per x diverso da k pi greco. Perché per x diverso da k pi greco? Perché se il seno è 0, allora come vedete ho enormi problemi a passare da questa forma a questa forma.
prima di tutto mi devo assicurare che x sia diverso da k più y. In secondo luogo, quando vado a fare la radice quadrata, vanno bene tutte e due le determinazioni della radice quadrata, quindi va bene sia quello col più sia quello col meno, quindi quantomeno i valori ne posso avere due. Questo problema, cioè di esplicitare una equazione in forma implicita, far esplicitare una variabile, può essere cioè difficile. Può essere più difficile dell'equazione differenziale stessa. Ok? Allora noi diamo in certi casi per scontato che si possa esplicitare, o che l'abbiamo già fatto, un'equazione del genere rispetto all'ultima variabile. L'ultima variabile è quella che corrisponde alla derivata di ordine massimo. È chiaro? Quindi adesso quindi questo problema lo diamo già per risolto, già per fatto, cioè le equazioni in forma implicita non le studiamo, però studiamo quelle in forma normale, si chiama. Allora, qual è un'equazione differenziale ordinaria di ordine k in forma normale? Un'equazione di questo tipo, yk di x, k intendo derivata kappesima, uguale phi di x, y di x, y derivata k meno unesima x. X appartiene a i e phi è una funzione c0 su a, dove a è un aperto di dov'è? R alla k più 1, che vedete una variabile in meno c'è adesso. Questo è il motivo per cui l'ho chiamata f e non f. Se quella di prima era f, questa non è più la stessa funzione, no? Vedete, anche, va bene, nell'esempio adesso l'ho cancellato. Prima di tutto non è la stessa funzione perché il dominio non è lo stesso, e poi non è proprio la stessa funzione, quindi ok. E la mia incognita è una funzione y appartenente a ck di in maniera tale che quel punto stia in A. Ok? Questa equazione si chiama, come prima, equazione differenziale ordinaria di ordine k in forma, si chiama normale. Quella di prima si chiama implicita oppure non normale. Questa è ridotta a forma normale. Allora, noi studieremo solo le equazioni differenziali ordinarie in forma normale. Quali saranno le equazioni differenziali ordinarie più semplici, secondo voi? Mantenendoci sempre nell'ambito di quelle in forma normale. Su cosa posso, diciamo, agire nello scegliere prima cosa studiare? Su? Lo? Secondo me mi metto a studiare quelle di ordine 7? No. E allora da che ordine cominci? Quindi un'equazione differenziale ordinaria di ordine 1 sarà una cosa di questo tipo: y primo di x, quindi qua k uguale 1, uguale, stavolta la chiamo f piccolo,
Scusate che i nomi sono un po' ondivaghi, ma allora f, scusate, qua è y, f di x, y di x. Ora y è una, deve essere una funzione c1 i, e f deve essere una funzione c0 di a, dove a è un aperto. Ho una soluzione, in realtà è una doppia, non è neanche la funzione basta, è la doppia i e y. Cioè io ogni funzione y devo dire se è soluzione, dove è soluzione, quindi si chiama problema di Cauchy relativo a questa equazione, questo sistema y di x con 0 uguale y 0, dove ovviamente la coppia x con 0 e y 0 appartiene a me. Questa si chiama condizione iniziale. Allora, vedremo probabilmente oggi stesso che così come l'ho messa a questo punto, cioè questa è un'equazione differenziale ordinaria del primo ordine in forma normale, f piccola è una funzione continua e cerco una soluzione di classe c1 con una condizione iniziale, diciamo il valore della funzione in un punto fissato. Vedremo, non forse nel caso generale, così come in un caso leggermente più particolare, vedremo il teorema di Cartesio, cioè quello di esistenza e unicità locale della soluzione. Però in realtà anche nelle ipotesi in cui l'ho messa, un'equazione del genere ha sempre soluzione. E poi cerchiamo di capire, intuire perché. Poi lo dimostriamo pure, ipeto, non proprio in questi posti, nei posti un po' più restrittivo. In quel caso c'è anche l'unicità, mentre in generale l'unicità non c'è. Mo capiremo questo che significa. Allora, per capire questo che significa, andiamo a fare un, diciamo, prima un piccolo ragionamento. E poi altri piccoli ragionamenti che però sono parecchio utili per capire questo. Allora io riscrivo qua il mio problema di Cauchy, cioè l'equazione corredata dalla condizione di Cauchy. Y' di x uguale f di x, y di x, y di x con 0 uguale y con 0. Allora, questo è il mio A, stavolta il disegno è legittimo perché A è contenuto in R2, vabbè, naturalmente dovrei disegnarlo tratteggiato perché è un aperto. Quello che so è che x con 0, y 0 è un punto di A. Ora vediamo un po'. Supponiamo per un attimo che una soluzione ci sia. Cosa sappiamo noi su questa soluzione? Sul grafico di questa soluzione? Beh, dalla condizione iniziale sappiamo che passa per questo punto. Ma abbiamo un'altra informazione subito. Se io sostituisco al posto di x, x con 0 qui, qui mi viene x con 0.
e lo conosco. Quindi viene y di x con 0 che fa y0 e lo conosco. La f la conosco, quindi questo valore lo posso calcolare. Quindi cosa conosco in realtà in partenza? Conosco diciamo da dove sto partendo, x con 0. Il valore di y in x con 0 e il valore di y' in x con 0. Queste tre cose conosco. Il valore di y' in x con 0 a cosa corrisponde? Corrisponde a poter disegnare la retta tangente al grafico. Quindi io so, per esempio, se y' di x con 0 è, che ne so, sarà poco meno di 1, come ho fatto il disegno, so che la mia soluzione, se c'è, deve avere un grafico che qua vicino assomiglia a questo segmento. Per un po'. Ok? Allora, supponiamo che la mia soluzione vera faccia così. Supponiamo che ci sia. Faccia così. Ok? Poi non lo so se continua o non continua, poi questo lo capiremo dopo. Però su un intervallo I la mia soluzione c'è e fa questa cosa a questo grafico. Allora, vedete appunto, per un pochino di, se x lo interpretiamo come un tempo, lo chiamiamo t, lo interpretiamo come tempo, per un pochino di tempo la soluzione è vicina a, cioè il grafico, la soluzione è vicina a quel grafico. Allora io cosa posso fare? Descrivo prima l'idea a parole e poi la scrivo un po' meglio. Posso, per un po' di tempo, invece di prendere il grafico della soluzione vera, mi muovo lungo il grafico della retta tangente. Qua, e dopo mi fermo. Non lo so la soluzione vera dove sta, ma diciamo, se non mi sono mosso di molto, so che non sta troppo lontano. Poi cosa faccio? Questo valore, come lo chiamo? Lo chiamo x con 1, y, cioè una scissa in ordinato. Come se fosse la soluzione vera. Y di x con 1 stavolta non fa y1, y di x con 0 faceva y0. Y di x con 1 sarà un po' diverso da x con 1, ma non di tanto. Allora, se io riparto con f di x con 1, y1 qua dentro, calcolo un valore che non è veramente f, y' di x con 1, perché qua y' di x con 1 ci devo mettere y di x con 1, invece io ci ho messo y1. Però non sarà tanto distante, cioè se io qua ricalcolo, cioè metto qua dentro x con 1, y1 e ricalcolo il valore della tangente, il valore della tangente sarà vicino a quello di prima. Però chiaramente un po' è sbagliato il valore della tangente, un po' è sbagliato il valore che ho calcolato, le differenze si possono ampliare. Possono ampliarsi, oppure possono. Possono fare una cosa del genere. Cioè per un po' posso essere fortunato o sfortunato, la differenza si va a ampliare, poi per un caso si era ridiminuita, eccetera eccetera, però a un certo punto queste qua perdono completamente. Allora l'idea qual è? L'idea è che io vorrei rifare la stessa cosa. Qua cosa ho fatto? L'ho fatto ma non l'ho detto. Ho fatto questi ricalcoli avendo spostato x di intervalli di tempo regolare. Cioè x lo incremento di un tot, poi di un altro tot, poi di un altro tot. Ok? Quindi l'idea qual è? È che io ho x con i mi conveniva mettere lo 0 in basso. Ho x con i y i e poi
calcolo calcoliamo il coefficiente angolare, lo chiamiamo m i come f di x con y. Allora x con i più 1 come si andrà a calcolare? X con i più 1 sarà x con i più mi per delta, delta è un incremento che prendo fisso, per scusate, y qua devo mettere più delta per x per delta per mi, basta. Non ci devo mettere nient'altro. Cioè io partivo di da nel punto x con i, questo chi vorrebbe essere? Vorrebbe essere scusate, questo è y più 1. Allora io ho x con i più 1 è uguale a x con i più delta, cioè incremento di volta in volta il punto sull'asse dell'ascissa e il delta. E il punto sull'asse dell'ordinare di quanto lo devo ordinare? Di quanto lo devo incrementare? Parto da quel valore che aveva prima e lo incremento di delta per la presunta, per il presunto valore della derivata. Allora, agendo in questo modo, vedete, io avevo x con y, ho dato delle regole per produrre x con i più 1 e y più 1 e vado avanti per un po' fino a che mi mantengo dentro a presumo che questa cosa sia la soluzione. Non lo è, però per un po' potrebbe essere. Allora, quando è che sicuramente la situazione migliora? Cioè, sicuramente è una parola grossa. Quando è che probabilmente la situazione migliora? Cosa posso fare adesso in questo processo? Posso fare incrementi più piccoli. Quindi se io prendo incrementi, ricalcolo più frequentemente, cosa mi succederà? Mi succederà che probabilmente mi manterrò vicino alla mia soluzione per un tempo più lungo, poi a un certo punto comunque le cose andranno una di qua e una di là. Poi, ovviamente, cosa potrei fare? Potrei fare incrementi più piccoli e poi sempre più piccoli. Però questa procedura richiede un armamentario che non abbiamo sviluppato bene. Perché questa che cos'è? Allora, questa sarebbe la soluzione vera. Innanzitutto noi ci stiamo spostando da x con 0 solo verso destra, quindi stiamo facendo incrementi del tempo solo positivi, poi dovremmo fare anche dall'altra parte incrementi negativi. Quindi sto ipotizzando che la soluzione ci sia, cosa che non lo so. Poi sto dicendo, questa è una possibile approssimazione della soluzione, non so se va bene. Quest'altra è una possibile approssimazione della soluzione che dovrebbe andare meglio, dovrebbe andare meglio. Poi faccio i calcoli sempre più piccoli, alla fine cosa ho ottenuto? Una successione. Ma una successione di che? Una successione di funzioni. Di funzioni. E allora io dovrei parlare di successione di funzioni. Di distanza tra funzioni, lo dovrò fare lo stesso, però in forma più limitata, cosa che non ho il tempo di fare perché questo è argomento del prossimo corso, insomma, inizio il secondo corso. Però appunto l'idea è quella che se io faccio i calcoli sempre più piccoli, alla fine la mia approssimazione diventa buona. Cioè, alla fine quando i calcoli sono abbastanza piccoli. Questo metodo si chiama metodo della poligonale.
a meno della 1. E non lo possiamo sviluppare più di tanto perché non abbiamo appunto le basi per poterlo fare. Allora, sì, quest'idea sarà pure buona, però non la, diciamo, un po' non abbiamo gli strumenti per sviluppare, un po' c'è anche un altro problema. Ripeto, nelle ipotesi che ho scritto sopra, effettivamente la soluzione esiste sempre e si dimostra proprio con il metodo della poligonale. Però la soluzione non è unica in generale. Cioè, se questa soluzione F piccola di classe C1, la soluzione diciamo è unica. In un intorno di quel punto la soluzione è unica. Però se la F piccola è solo C0 non è unica. Allora cominciamo a vedere questo fenomeno. Questo fenomeno si può illustrare con un controesempio, quindi è molto più semplice da analizzare. Anche perché se di soluzioni ce ne sanno due, e questo ci manda in crisi anche il ragionamento precedente, perché quando faccio questi ricalcoli, a chi mi converge? Alla soluzione 1 o alla soluzione 2? Se in realtà, come possibile, ce ne sono infinite, allora che succede? Allora, cominciamo a capire se ci possono essere problemi di unicità e quando. Allora, per capire se ci possono essere problemi di unicità, facciamo un piccolo ragionamento preliminare. Prendete l'equazione senza condizione iniziale e prendete una soluzione dell'equazione. Di questa equazione possono esserci più soluzioni. Allora, supponiamo di avere una soluzione dell'equazione, si chiama curva integrale. Quindi prendiamo una curva integrale. Allora, la domanda è: possono esistere due curve integrali che fanno questo? Possono esistere due curve integrali, ovviamente per la stessa equazione differenziale, che hanno i grafici come in figura? Oh, questa è una domanda mi dovete rispondere ragionando. Non mi basta che mi diciate sì o no, avete il 50% di probabilità di indovinarci. Mi dovete dire sì perché o no perché. Ragionate in questo punto qua. Allora, questo qua chiamiamolo x con 0 e y con 0. Ragionate un attimo quelle due curve integrali cosa soddisfano? Nel punto x con 0 ambedue passano per y con 0. E che cosa hanno? Nel punto x con 0 due tangenti sono uguali qui, sono diversi, coefficiente angolare della tangente, se si incrociano l'ho fatto diverso. È possibile questo? Se io qua ci metto y di x con 0 uguale y 0 e poi vado a calcolare y primo di x con 0, quando deve fare? Sostituire quando fa? F di x0 y0.
che y di x con 0 è uguale a y con 0. Quindi, se è uguale il valore della funzione nel punto, per una soluzione di quell'equazione deve essere uguale pure la coefficiente angolare della tangente, pure la derivata. E allora, ritorniamo a questa domanda: possono esistere due curve integrali fatte così? No, perché se nello stesso punto hanno lo stesso valore, devono avere la stessa derivata. Ma qua la derivata è il coefficiente angolare della tangente, qua una tangente ha un coefficiente, un'altra ha la tangente che ha un altro coefficiente. Quindi la risposta è un sonoro no. Allora uno potrebbe dire, vabbè, allora grazie, le curve integrali non si incrociano. Ma se non si incrociano, allora c'è l'unicità locale. Non è così, anche questo non è vero. Come possono fare due curve integrali? Rifaccio acqua da questa parte. Faccio una curva integrale. Come può essere fatta un'altra curva integrale? Che si tocca con la precedente. Cioè, dove si toccano? No, è la stessa tangente. Cioè, allora io dico, uso questo termine, diciamo, bisognerebbe dare una definizione appropriata. Due curve integrali non si possono incrociare, ma si possono scavalcare. Scavalcare significa che quando una curva integrale affianca l'altra, la deve toccare con la stessa tangente e poi se ne va per un'altra. È chiaro? Questa situazione non ci può essere. Questa situazione ci può essere. Addirittura, questo però è anche un risultato, si chiama di biforcazione, cioè quando tu stai qua, se arrivi da questa prima curva integrale o se arrivi dalla seconda curva integrale, te ne puoi andare lungo questo ramo o lungo quest'altro ramo. Chiaro? Facciamo una metafora stradale. Nelle metafore stradali tu hai proprio che a che servono le rotonde? Servono a togliere gli incroci e a far, per esempio, se una rotonda è abbastanza grande, qua, io arrivo da qua, in questa direzione faccio così e quelli che escono dalla rotonda fanno così e poi ci stanno a farti dare. Quindi ho tolto un incrocio qua e ho messo delle confluenze. Qui, quello che arriva da questa parte e quello che arriva dalla rotonda hanno la stessa tangente. Ovviamente questo in qualche misura non è proprio così, perché comunque quando arrivi nella rotonda, cioè devi dare la precedenza a quelli che stanno nella rotonda, che poi ci sta importante, e ci sono delle, però in qualche modo spesso si trova sulla rotonda una situazione di questo genere in cui viene agevolato l'ingresso o l'uscita dalla rotonda. Per agevolare l'ingresso o l'uscita proprio quello devi fare, devi avere delle confluenze invece che degli incroci. E quindi da un punto di vista due curve integrali che si scavalcano, certamente diciamo non si possono incrociare, però lo scavalcamento in qualche modo si può intuire che potrebbe avvenire. Andiamo a vedere che effettivamente avviene, quando avviene. Allora prendiamo questo tipo di equazione qua.
Allora, prendiamo questo tipo di equazione qua. Anzi, prendiamo proprio il problema di Cauchy. Y' di x uguale y di x alla 2 terzi. E poi prendiamo y di x con 0. Ah, qua mettiamoci un bel 3 davanti. Poi prendiamo y di 0 uguale 0. Quindi andiamo trovando una soluzione di quell'equazione che passi per l'origine. Allora, partiamo da un concetto fondamentale. Noi dimostreremo che se prendiamo il problema di Cauchy, se in questo punto x con 0 y 0 la f piccola in un intorno di quel punto è di classe c1, la due curve integrali non si scavano. Allora, qui chi è la f di xy? Y, adesso stavolta lo chiamo y quando è una variabile generica, poi naturalmente ci metterò y di x quando voglio sostituire, quando voglio scrivere il secondo membro dell'equazione differenziale. Ok? Chi è la mia f di xy? Chi è? È la funzione 3y alla 2 terzi. O no? Allora, prima domanda, dominio di questa funzione. Dominio. Quando è che potete calcolare questa funzione? Oh, e cioè il dominio, R? 2. Non guardare il fatto che la x non compare esplicitamente. Questa, io posso ignorare una variabile. Questa deve essere una funzione di due variabili, ce l'ho messa che sono due variabili. Posso calcolare per ogni x, per ogni y, la funzione di R2, definita su tutto R2. Poi, naturalmente, è una funzione che per ogni x assume lo stesso valore. Ok? Andiamo a fare la derivata. Derivata rispetto a x. Quanto fa? Fa 0? Sto derivando rispetto a x. La, questa qua, la x non ci compare, è costante. Rispetto a x. La derivata è una costante. È 0. Mantenendo y costante, questa è una costante. Derivata rispetto a x. La derivata rispetto a y diverso da 0. Quindi ovviamente dove esistono queste derivate sono anche col continuo, queste sono funzioni elementari. Chiaro? L'abbiamo visto. Dove esistono continui? Dove? Quindi f è c1 di dove? Dove? No, R2 diverso da 0. Dove Y non è diverso da 0? E C1 di questo insieme qua. E chi è questo insieme qua? Chi è questo insieme qua? Dove
Dov'è che y è uguale a 0? No, tutto x. Sulla 6x. Allora, qui la funzione c1, qui la funzione c1, qui sulla 6x la funzione è definita ma non è c1. Allora, se io facessi un grafico di una variabile g di y uguale a y alla 2 terzi, come farebbe questo grafico? Questo grafico farebbe una roba così. Vabbè, insomma, è chiaramente pari. Il disegno non è venuto tanto pari. Questo come funzione di una variabile, diciamo, questa chiamiamola z. Ok? Allora, il grafico di quella è una funzione di due variabili, cosa farà? Siccome il valore di x è costante, immaginate che l'asse x venga fuori da questa parte, semplicemente dovete prendere questo e spostarlo in maniera parallela. Quindi avete come due fogli fatti così. Qua in y uguale a 0 la funzione non è derivabile, anzi non c'è neanche un punto angoloso, come si chiama questo? Cuspide. Perché qua la derivata va a meno infinito di qua e più infinito. Si chiama cuspide. Bene, quindi adesso prendiamo una soluzione di quelle equazioni là. Secondo voi, due soluzioni di quell'equazione là, dove si possono andare a scavalcare? Si possono scavalcare in un punto qua? No, perché in quella zona F piccolo è C1. E abbiamo detto che per qualche misterioso motivo, che poi vedremo in seguito, quando è C1 non si scava, neanche si scava, né si incrocia mai, ma neanche si scava. E dove si possono andare a scavalcare? Solo sull'asse x. Quindi se ci fosse un problema di scavalcamento è solo sull'asse x. Allora adesso intanto vi do due soluzioni sull'asse x, due soluzioni di quella equazione. Allora abbiamo y1 di x 0, sostituite, questa è soluzione su tutto R. Se io prendo 0, 0 alla 2 terzi fa 0, per 3 fa 0, la derivata fa 0, in 0 va 0, quindi è solo soluzione. Questa funzione qua la metto qua dentro, funziona, quindi è una soluzione. Prendiamo una y2 di x uguale x cubo. La derivata quanto fa? 3x quadro. X cubo alla 2 terzi fa? X quadro. Per 3 fa 3x quadro. E tutto. In 0 x al cubo quanto fa? 0. Ah, questa è un'altra soluzione. Quindi una curva integrale è questa, un'altra curva integrale è questa. Ovviamente qui la tangente vale 0. Questa è y1 di x. Questa è lo vedete lo scavalcamento? Una va dritta così, l'altra va dritta. Si sono scavalcate nell'origine, che è un punto che sta qua. Ragioniamo un po' di più. Se io prendo,
datemi altre due soluzioni della, della, della... senza stare altre due soluzioni di, di questo problema di cuscino. In realtà ce ne sono infinite, ma due sono facili da vedere. No, no, non mi impazzite, x alla quinta, 7, non funziona. C'è 3 là. Non, non state ragionando bene. Due soluzioni il cui grafico sta già disegnato, altre due. In quei grafici che ce ne stanno disegnati non ce ne stanno due di soluzioni, ce ne stanno 4. No, no. Meno non c'è disegnato meno x cubo. Ripeto, in quei grafici che ho disegnato le soluzioni non ce ne stanno 2, ma ce ne sono 4. Perché? X al quadrato è meno x al quadrato. No, sta disegnato x al quadrato? No. Sto dicendo, io ho disegnato il grafico di due soluzioni, ma nei grafici che ho disegnato le soluzioni non sono 2, sono 4. E le altre due da dove piglio? Non è che ci vuole tanto, eh! Allora, una andava così, la seconda andava così, la terza che fa? Devo sempre stare su quelle corsie là. La terza che fa? Ma stamattina la colazione è qualcosa, non è andato a posto. Posso fare così? Cioè quando arrivo qua, da questa parte qua, me ne posso andare lungo? Allora, la soluzione che a sinistra vale 0 e a destra vale x cubo funziona? Vediamo un po'. Allora, le equazioni sia 0 che x cubo funzionano, le equazioni di sopra. Mo bisogna vedere però se funziona nel punto 0. Nel punto 0 valgono tutte e due 0 e funzionerebbe. Però abbiamo detto che io voglio che la funzione sia di classe C1. Che vuol dire? Che non ci deve stare discontinuità né nella soluzione né nella derivata. Nella soluzione non c'è discontinuità, perché ovviamente se io arrivo qua e me ne vado per quest'altro ramo non sto facendo salti, quindi la funzione che sto costruendo è chiaramente continua. Ci può essere discontinuità nella derivata? Se le curve integrali si scavalcano, no, perché la funzione di sinistra quando arriva in 0, la derivata in 0 da sinistra fa 0 e la derivata di x cubo da destra quando fa? Sempre 0. Allora, quando due funzioni, due curve integrali si scavalcano, cioè nel punto hanno la stessa tangente, io di soluzioni non ne ho due, ne ho 4. Una è questa, una è questa, una è quella che prende questo ramo qua a sinistra e questo ramo qua a destra, e l'altra è quella che prende questo ramo qua a sinistra e questo ramo qua a destra. Ora, fatemi cancellare queste y1 e y2 e mettiamo cambiamo questo punto qua x con 0. Allora, diciamo che x con 0 era questo punto qua. Ok? Vi sapreste trovare due, che poi sono 4 soluzioni di questa equazione qua nel punto, diciamo, partendo dal punto x con 0? Allora, y1 di x, stavolta chi è? No, 1 è facile. 0. 0 è soluzione pure di questo. Perché funziona su, funziona su. 0 è 0 dappertutto. E l'altra? No. Y
non è x al cubo meno x0 al cubo, ma è questa. Provate a sostituirla, la derivata di questa fa 3x meno x con 0 al quadrato, questa se la fate la 2 terzi e moltiplicare per 3 fa la stessa cosa. Quindi, e chi è questa, questi, questo grafico? È semplicemente questo grafico tra la spada. Quindi, come qua c'è un problema di scavalcamento tra questa e questa, anche qua c'è un problema di scavalcamento tra questa e questa. E qua? E qua? Vabbè, qui naturalmente i grafici dovrebbero essere fatti un po' meglio. Ma in realtà, mi sapreste dire com'è fatta una curva integrale generica? La curva integrale generica è fatta così: io parto da sotto con una funzione di questa x meno x con 0 al cubo con un certo valore x con 0, arrivo sulla retta, poi se voglio ne vado di qua o se non voglio mi faccio un pezzo di retta, poi quando mi pare e piace me ne vado. Quindi per esempio posso fare così, adesso ci vorrebbero i gessetti colorati, posso fare così, questa è una curva integrale, questa, poi questa e poi questa. Perché io, abbiamo detto, in ogni punto, qua posso passare dalla cubica all'asse delle x, da questa cubica all'asse delle x, qua posso passare da questa, dall'asse delle x a un'altra cubica del tipo x meno x con 0 più, con un altro x con 0. Quindi, quell'equazione lì ha esattamente i problemi di scavalcamento tutti sull'asse delle x. Problema di scavalcamento equivale a un problema di biforcazione. Io posso arrivare da due parti, oppure in un punto andarmene di qua o di là. E dove sono concentrati questi problemi di scavalcamento o biforcazione, come le vogliamo chiamare? Sui punti dove la funzione non era C1. Questa funzione era definita su tutte le due, era C1 solo fuori dell'asse della scissa, quindi sono concentrato sull'asse della scissa. Se la funzione f piccola era C1, questi problemi non c'erano. Se la funzione f piccola è C1, allora abbiamo le curve integrali, cioè non si toccano mai, non si toccano mai. Diciamo, condizione iniziale diversa corrisponde a traiettorie diverse e non si incroceranno mai, neanche si scavalcheranno mai. È chiaro? Allora, vediamo un altro esempio.
facciamo solo questo esempio e poi facciamo una pausa, se siamo andati ben oltre. La facciamo... No, vabbè, se ce la facciamo. Ok, allora... andiamo trovando una funzione che tale che il quadrato si uguale alla derivata e in 0 valga l'altro. In realtà non è difficile da trovare. Vi do subito un metodo. Allora, facciamo l'integrale tra 0 e t di diciamo così, voi avete dy in dx uguale y quadro di x. Dimenticatevi la x, scrivetela così, scrivete, immaginate che questo invece non è così. Immaginate che sia un rapporto. Quindi scrivetela per un attimo. Ok? E poi integrate tra 0 e t. Ovviamente qua dovete integrare da 0. Allora questo fa t, da quest'altra parte quanto viene? Questo viene meno 1 su y, questo è valutato tra 0 e t. Stiamo integrando nella x tra 0 e t, ok? Quindi questo fa meno 1 su y di t meno 1 su lambda, supponiamo che lambda sia diverso da 0, più 1 su lambda. Quindi 1 su y di t è uguale a 1 su lambda, 1 diciamo su lambda meno t, quindi y di t è il reciproco di questo qui, cioè lambda fratto 1 meno lambda t. Se abbiamo fatto bene qui. È un metodo euristico, non c'è nessuna dimostrazione dietro per adesso. Abbiamo fatto in questo modo, vediamo se funziona. Allora, in 0 questa funzione, adesso questo t lo richiamate x. In 0 la funzione vale lambda. Questo pezzo vale 0, lambda fratto 1 fa lambda. Y prima di x quanto fa? Fa meno lambda
fratto 1 meno lambda x al quadrato. Allora, lambda è una costante, poi la derivata di quello fa meno 1 fratto l'argomento al quadrato per la derivata dell'argomento rispetto a x, che è un altro meno lambda, quindi viene più lambda. È uguale a y quadro di x? Sì. Perché se prendo y di x e faccio il quadrato mi viene esattamente la stessa. Quindi questa è una soluzione. In realtà abbiamo detto che le soluzioni sono uniche in realtà, perché la funzione di classe C1. Allora, come andiamo a disegnare i tratti di questa soluzione? Oh, c'era un discorso che nel trovare questa soluzione avevamo ipotizzato che lambda fosse diverso da 0. Però una volta trovata la soluzione, mettiamo lambda uguale a 0, y di x viene la funzione nulla. La funzione nulla è soluzione di questo problema di Cauchy con lambda uguale a 0? Sì. Quindi in realtà, anche se avevamo ipotizzato lambda diverso da 0, poi in realtà il tipo di soluzione che abbiamo trovato va bene anche per lambda uguale a 0. Quindi per qualunque valore di lambda noi abbiamo trovato la soluzione. La soluzione è fatta così, ci dimentichiamo più adesso. La soluzione è questa. Andiamo a disegnare questa soluzione. Allora, cominciamo. Allora, se lambda è uguale a 0, la funzione è la funzione nulla, cioè è l'asse della, il grafico dell'asse della. Poi andiamo a vedere se lambda per esempio è uguale a 1. Se lambda è uguale a 1, la funzione chi è? 1 fratto 1 meno x. Fratto 1 meno x. Cioè una funzione che fa così. Lui dice no, no, ma guarda, 1 fratto 1 meno x ci sta pure di qua. Qua è il punto 1. Questa è la funzione. Ci sta pure di qua. No. No, no, no. No. No, 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 no. Questa non ha a che fare con questo problema di Cauchy con y con lambda uguale a 1. Non c'è continuità tra questo lambda di questa funzione e questa. Cioè la funzione che io sto seguendo se ne sta andando a infinito prima di 1. Quindi non è che poi questa funzione piglia e ricompare magicamente dopo di 1. Se voglio avere una soluzione di questo problema di Cauchy con lambda uguale a 1, mettiamocelo 1 giusto per sottolineare che siamo a un caso particolare. È questa! Basta! Purtroppo si dirà, allora la mia funzione f piccolo, prendiamo un altro valore di lambda. Se prendo un altro valore di lambda, per esempio 2, viene 2 fratto 2 fratto 1 meno 2x. Quindi verrà una cosa che farà così, esplode un po' prima, esplode un mezzo, ok? Ok, quando lambda diventa per esempio negativo, che per esempio mettiamo lambda uguale a meno 1, allora viene meno 1 fratto 1 più x. In quel caso mi fa così,
Il caso va così. Quindi qua la situazione è più complicata, stavolta anche questa c'è un asintoto, punto meno 1, questa è un asintoto, punto e mezzo. Quindi queste curve integrali hanno un disegno ben diverso, ognuna ha un asintoto. L'asintoto può stare più indietro, più avanti. L'asintoto potrebbe stare pure qua, in realtà, oppure qua. Solo che quelle curve integrali lì non le becco mettendo y di 0 uguale a lambda. Per quale motivo? Perché queste curve integrali esplodevano prima di arrivare in 0, oppure questa non esisteva ancora a 0, cioè esisteva solo da un certo tempo in poi, se la vogliamo interpretare come tempo. Quindi io posso disegnare delle curve integrali un po' più complicate, cioè questo problema pare così semplice. Vedete, qua non ho mai il problema di scavalcamento. Perché? Perché y quadro è una funzione di classe C1. Eppure le curve integrali hanno un disegno abbastanza complicato. Cioè, oddio, non sono complicatissime, sono rami di perbole. Però questi rami di perbole hanno degli asintoti, vuol dire, diremo, un problema in cui la soluzione esplode in tempo finito. Quindi, per esempio, questa soluzione qua esiste solo fino al tempo, per esempio, meno 1,2, che ne so. Questa qua esiste da meno 1 in poi. E così via. Ah, però non si sovrappongono, non si scavalcano. Il problema dell'esplosione in tempo finito cosa nasconde? Questa funzione dove era definita? Questa qua? Dov'è di classe C? Su tutto? R2. È la funzione di due variabili f di x. Quindi, allora, io per avere problemi nel calcolare quella funzione, che devo fare? O mi avvicino dove la funzione non è a C1, allora là c'ho problemi di unicità, cioè lì sopra le curve integrali si possono scavalcare. Oppure un altro problema che potrebbe sussistere è che quando la curva integrale, vado a disegnare, la curva integrale si avvicina alla sondiera di A. Ricordate, io avevo A. Se la mia curva integrale si avvicina alla sondiera di A, che succede? Che quando arriva sulla sondiera di A non la posso calcolare più. E là la soluzione si ferma. E questa come mai si ferma a 1? Qua la sondiera di A non c'è, cioè nel senso di insieme vuoto, perché è tutte le 2. Però c'è un mo, è come se si avvicinasse alla sondiera di A. Perché? Se ne sta andando all'infinito. Quindi se ne può benissimo andare all'infinito in un tempo finito. E questo sia per, diciamo, nel verso positivo del tempo, sia nel verso negativo del tempo. Dipende da che condizione iniziale, cioè dove è la posta la condizione iniziale e qual è. Ah! Però questo è lo specchio di che? Beh, è lo specchio della non linearità. Cioè, questo può capitare, perché esista questo quadrato qua. Se qua non c'era il quadrato, facciamo quest'ultimo esercizio e poi facciamo pausa. Facciamo 1:10, non fa niente. Facciamo quest'altro esercizio qua. Come vedete, per poter spazzare tutto il piano, le curve integrali devono essere fatte in quel modo strano prima. Quindi avevano degli asintoti, e questi asintoti
stavano in posti diversi. Vediamo invece qua le tre integrali per poter passare il piano, come sono fatte. Questa qua me la dovete risolvere senza nessun problema. Qual è la soluzione di questo problema di Cauchy? Se non suona la fatta analisi 1. Lambda per elevato a x. Lambda per elevato a x, la derivata di alla x fa alla x, ma la derivata di c alla x fa anche c alla x. Se voglio che in 0 faccia lambda e alla 0 fa 1, e quindi c. E chi è lambda per alla x? Proprio su una specie di pennello. Fatto così. Poi, ovviamente c'è anche la funzione 0, 0 per alla x fa 0. Queste qua, vabbè, è chiaro che io ho dei limiti nel disegno, però insomma a me l'invito vanno tutte quante a. Vanno tutte quante a 0, chiaro? Perché per x che tende a meno infinito, questo tende a 0, 0 per lambda. Questo pennello riempie tutto il piano. Quindi come vedete qui avete la situazione perfetta dal punto di vista delle curve integrali. Non si scavalcano mai, non si toccano mai. Ogni soluzione esiste sempre per x che va da meno infinito a infinito. E ogni soluzione ha un preciso valore di 0, diverso dagli altri. Quindi questa è la forma più semplice, dove abbiamo evitato ogni tipo di problema, che la funzione esplode in tempo finito, che abbiamo evitato problemi di unicità perché la funzione è di classe C1, la funzione y.